Consiglio Comunale di Palma di Montechiaro, il gruppo Ama la tua città ha deciso di sostenere la maggioranza del sindaco Stefano Castellino, che inoltre ha incassato anche l'appoggio esterno del Movimento 5 Stelle. Castellino e la sua giunta contano adesso 13 consiglieri su 16. Nella giunta palmese è stata nominata assessore Lucia Vitanza, del gruppo Ama la tua città. Ascoltiamo dunque gli stessi Castellino e Vitanza al microfono di Gaetano Ravanà. Stefano Castellino, a 10 mesi dalle urne, novità importanti per quanto riguardano la maggioranza. Sì, oggi dopo l'azzeramento annunciato ed eseguito settimana scorsa abbiamo ricomposto la giunta nella quale abbiamo dato il benvenuto a un nuovo assessore, ma le novità più importanti stanno nella modifica degli equilibri in Consiglio Comunale. La mia maggioranza originale, che ringrazio ancora una volta per l'apertura e per il sostegno che non ha mai fatto mancare all'attività amministrativa, mi ha sostenuto anche in questa ulteriore operazione, dove due movimenti, due persone che si erano candidati in maniera alternativa e in maniera democratica alternativa al nostro progetto, oggi siamo tutti accomunati per servire questa città, facendo un ulteriore passo indietro, quindi un gesto di amore verso questa città che hanno compiuto sia Rosario Bellanti che Martino Falsone, che i loro movimenti, che io ringrazio calorosamente, e insieme affronteremo non solo questi 10 mesi di campagna elettorale, ma anche i prossimi, se Dio vorrà, i prossimi 5 anni, perché affronteremo insieme la competizione elettorale. La nuova maggioranza sarà quindi composta da 13 consiglieri comunali su 16, perché diamo il benvenuto al consigliere Vitanza, al consigliere Tuzzolino di Ama la tua città e ai consiglieri Incardona e Massimo Amato del Movimento 5 Stelle, che invece appoggeranno, per quanto di maggioranza, ma sarà un appoggio esterno a questa amministrazione, in quanto non sono rappresentati direttamente nella giunta. Nella giunta invece entra il Movimento Ama la tua città con la nomina di Lucia Vitanza ad assessore di questo comune. Siamo contenti, siamo orgogliosamente contenti di questo momento storico. È chiaro ed evidente che è anche un ulteriore senso di responsabilità, perché eravamo già forti, lo siamo ancora di più, quindi dobbiamo servire con maggiore forza, senza possibili scuse ancora, questa nostra comunità che ama di essere amata e servita. Ed eccolo qua il nuovo assessore, Lucia Vitanza. Ti abbiamo visto molto emozionata, anche perché ecco, dall'opposizione passare alla maggioranza, vero è che comunque negli anni precedenti hai sempre dato il tuo contributo alla maggioranza nelle proposte che diciamo ritenevi opportune. Ho dato sempre il mio contributo alla maggioranza affinché per il bene del Paese riuscivamo a organizzare in ogni caso i punti all'ordine del giorno con le votazioni favorevoli da parte mia personalmente e del gruppo mio Ama la tua città, che è formato anche da Giuseppina Tuzzolino. Sono contenta per questo nuovo evento e sono veramente orgogliosa del fatto di poter lavorare con Castellino e la nostra giunta.